stasera siamo al secondo appuntamento targato Gol di Tacco, Gol di Tacco a Spillo. Qual è il secondo titolo del nostro... Abbiamo fatto un anno e infatti un applauso, innanzitutto diciamo un applauso, fateci un applauso perché un anno insomma del giornale. Esatto, e francamente non me lo sarei aspettata che dopo 12 mesi esatti saremmo arrivati qui. E ringrazio tutti, pensando la Sara, che mi ha aiutato, e l'onore, tutte le altre ragazze. Grazie. Grazie ragazzi, siete fantastiche. Allora, visto che abbiamo fatto un anno di Gol di Tacco, allora la domanda che ti pongo è questa. Visto che è un po' un figlio, no? Il figlio è figlio di Gol. Esatto, quindi noi siamo oltre la gestazione, oltre il parto. Diciamo che abbiamo già un nipotino a 30 anni. Beh, poi comunque è un figlio che, voglio dire, nonostante la tenera età, ne ha fatti di passi, no? È abbastanza, ne sta per fare ancora. Quindi... Allora, la domanda che ti pongo è questa. Visto che Gol di Tacco è un po' nostro figlio, no? Ok? L'aperitivo nel pallone, che è il figlio del figlio, che cos'è? Il nostro nipotino. Quindi siamo già nonna a 30 anni. Devo dire che Giusy per essere nonna non è male, insomma io ci metterei la firma, voglio dire. Beh, anche te, dai. Grazie, grazie. Anche se... Anche perché siamo una coppia di pacco, quindi un po' devo salutare. Ecco, io avevo detto, mi raccomando, l'outing stasera non lei niente, non ce la fa, è incontenibile, incontenibile. Io tra l'altro non riesco mai a fare un evento tra due veline, anzi io volevo fare un evento tra bionda e la mora, invece la scorsa volta abbiamo avuto la Valletta di Biscardi che è bionda e lei tra l'altro non era così, era bionda, quindi no, sono tornata. Esatto, sono abbiamo fatto un evento tra due bionde, esatto. E questa sera invece starò tra due more, quindi non riesco a fare questa cosa di stare tra una bionda e una mora. Io infatti mi sono fatta la cosa per distinguere. Un calciatore biondo con i capelli lunghi. Così faremo le veline. Le veline? Io sono tornata mora perché, come dico sempre, bionda si nasce. Io al massimo posso diventare sale e pepe, però da mora bionda è possibile. In effetti non ti anche perché molto. Bisogna essere bionda dentro, giusto? Assolutamente sì. È come chi nasce donna non fanno le ciance. Allora, visto che pensiamo un po' la nostra ospite, che tra l'altro te anticipi con queste unghie giallo-rosse. Allora, io questa sera sono infatti una mano rossa, una mano gialla, tra l'altro io sono una versione assolutamente romanista, esatto. Lo so che ci sono anche laziali tra di voi, quindi, non me ne vogliate, però questo è un evento sul fair play. Anche il fotografo stesso si sta mangiando le unghie, lo so. Però in nome della nostra amicizia, sta zitto! Noi abbiamo anche l'opinionista che è Bianconaro e sarà molto contento di sapere che io ho fatto tutte le foto con il pupazzo della Roma. Esatto. Cosa non si fa per magnate? Allora, sì, in effetti ho portato una mascottina perché ho detto come faccio ad omaggiare la bellissima presenza di questa sera che è una ragazza signora per eccellenza. Anzi, è una signora. Con cuori giallo e rosso. Anche se la signora fa pensare sempre alla Juve, in questo caso no. In questo caso noi abbiamo la madrina, diciamo, dei romanisti, esatto, nonché il volto della trasmissione TV notissima, che è la signora giallorosso, e siamo contentissime di presentarci a Metta Fiorito. Metta Fiorito, un applauso. Allora, questa sera dobbiamo stare attenti a non cascare tra i fili, quindi siccome non vogliamo innanzitutto far cascare te, ti abbiamo messo appunto che distanza. Esatto, esatto. Sei emozionata? Beh, fa sempre piacere insomma essere accolta così con un bellissimo applauso, anzi ringrazio tutti voi di essere presenti a questa serata, ci tenevo tanto e vi ringrazio tutti. Grazie, vogliamo che so che ti piace. Esatto. Vogliamo aggiungere che abbiamo scelto Fiammetta Fiorito come secondo ospite dopo Giorgia Viero, proprio perché sono un po' il simbolo, rappresentano un po' l'eleganza, l'ironia, la bellezza e anche un po' la purezza di quello che dovrebbe essere il gioco che intendiamo noi con Gol di Tacco a Spillo. Assolutamente sì, non solo belle donne ma anche, poi anche soprattutto appassionate di calcio. Lo so che hai ereditato questa passione da papà. Sì. E quindi la passione per il calcio e per la Roma ovviamente, quindi sei assolutamente fiera di rappresentare questa signora in giallo-rosso. Vuoi dire due parole su di te? Sì, appunto ho ereditato questa passione da papà perché ha sempre giocato a calcio, continua tuttora a farlo, io sono la sua prima fan
e da lui appunto ho imparato tutte le cose tecniche, tattiche, perché appunto da calciatore mi ha insegnato questo, e vediamo sempre le partite insieme, le abbiamo sempre viste e continueremo a farle. Lo ringrazio per tutte le, cose. Immagino che sei cresciuta a Panettotti, giusto? Eh sì, direi. Quindi come non possiamo iniziare la nostra trasmissione nei locali, tra virgolette, parlando un po' di questo evento che ha movimentato la settimana calcistica, ovvero il Selfie di Totti. Beh, ho visto i tuoi post molto estasiati. È un momento magico, io ho detto un punto sì, ma pieno d'amore. E l'ha dimostrato, perché comunque una rimonta del genere è sempre un fatto positivo e ha fatto piacere a tutti i tifosi, ha emozionato tutti, e quindi è stato un momento fantastico, veramente. Però Fiammetta, c'è stato anche chi ha criticato il fatto che non sia stato ammonito. In molti dicono perché Florenzi sì e Totti no, anche se Florenzi ha lasciato il campo. Sì, Florenzi è uscito dal terreno di gioco. È uscito dal terreno di gioco e Totti no. Però c'è anche il regolamento che dice che bisogna ammonire anche un calciatore quando fa perdere tempo. Sì, quindi fa facciamo perdere tempo, comunque anche quando però fa un'esultanza offensiva. E in questo caso, comunque, essendo un derby importantissimo, sentito da tutti i tifosi, c'è stata una rimonta importante ed è stato un gesto bello. Orsato ha fatto bene a non ammonirlo, perché è un gesto che hanno apprezzato anche i tifosi dell'altra squadra, secondo me. Certo non in quel momento, perché quindi non l'avresti ammonito. No, io non l'avrei ammonito, ma secondo me non merita proprio l'ammonizione, assolutamente. Quindi diciamo la tecnologia batte i valori, valori 1-0, visto che Florenzi per la nonna non è stato ammonito. Invece ti volevo fare un'altra domanda. Io ho letto l'intervista che hai lasciato per Passione del Calcio, dove tu dicevi spero tanto in Nainggolan, che tra l'altro è stato un po' deludente nel derby. Di contro Iturb, che comunque sta passando un momento non esattamente idilliaco, insomma un po' in appannaggio, e invece ha fatto una discreta prestazione, insomma, bel sinistro dalla distanza che ha messo in difficoltà Marchetti. Quindi volevo chiederti un tuo parere su entrambi. Guarda, secondo me, allora, Nainggolan è una personalità unica che ha dato tanto alla squadra, quindi anche se non è stato migliore in campo nel derby, però 45 minuti non cancellano quello che lui ha regalato alla squadra, quindi è veramente una personalità importante, da grinta, carattere alla squadra, è stato l'uomo del mercato, diciamo, dello scorso mercato di gennaio. Per quanto riguarda i Turbi, abbiamo tremato tutti quando lui ha effettuato quel tiro, io per prima sono saltata dal divano e purtroppo non è riuscita a segnare, però è un giocatore nel quale Garcia crede molto e anche la squadra ha rispetto per lui, e quindi penso che potrà dare tanto, anche perché ha carattere, ha dimostrato nello scorso campionato con l'altra squadra, insomma, di essere veramente un campione. Senti, comunque un primo tempo dove la Roma è passata molto sotto tono e ha sentito la mancanza di Gervinho. All'orizzonte altre partite importanti, quanto peserà questa assenza? Gervinho è un'altra personalità davvero incisiva nella squadra e, se vogliamo dirlo alla maniera di Garcia, è un giocatore unico, perché lui l'ha definito più volte così. E sicuramente è un giocatore che crea scompiglio all'interno del campo, crea comunque delle occasioni importanti, e sicuramente è lui che la maggior parte delle volte crea anche l'occasione gol, quindi è importantissimo per la squadra. Dovremmo aspettare il suo rientro dalla Coppa d'Africa, io spero il prima possibile, perché comunque servirà il suo aiuto. Noi ovviamente sorchiamo tutti gli ospiti, sì, io proprio per questo partecipare al nostro dibattito, visto che abbiamo nominato. Se qualcuno vuole dire la sua, io ho già un pretesto per far intervenire il pubblico, perché me l'avete dato voi. Parlando di Nainggolan, Iturb, Gervinho, ovviamente mi viene subito da pensare che c'è comunque il capitano, c'è Totti, che in un certo senso ci ha messo una pezza, perché appunto, allora, come sempre sono i campioni, vero? Infatti ci chiediamo quando smetterà di giocare anche Totti, chi ci rimarrà del vecchio calcio. Tra l'altro lui ci tiene particolarmente a segnare un derby, quindi doppietta per il secondo gol in quel modo, record, al volo, assolutamente record. Nuovo record, 11 gol e 40 derby, giusto. Grazie Fiammetta. Quindi la domanda, tra l'altro volevo parlare di un altro record, che è il record di Piola. 274 gol, rimane ancora in testa. Allora vi volevo chiedere se qualcuno vuole parlare di questa cosa. Con 239 gol, esatto, Totti.
punti potrebbe guadagnare il primato di Viola. Cosa ne pensate? C'è qualcuno che vuole intervenire su questa cosa? Se gioca 5 anni forse sì. Va, Paolo, perché no? Vieni. No, dico, bella, dietro il video, dico, se gioca altri 5-6 anni potrebbe pure farcela, no? Stefano, tu mi confermi, una media di 15 gol a stagione? Arriverebbe a 43 anni, però. 15-30, 45. Dipende da quanti rigori da Roma. Stagioni da 15 rigori, no? Potrebbe farcela, giusto? Dipende da quanti rigori, non dato. Che dovrebbe essere un immortale esperto. Perché poi, mi spiegava l'esperto, che Piola, non c'è Stefano, alcuni considerano più gol a Piola, altri di meno, dipende da... perché prima del campionato a girone unico c'erano altri campionati in cui Piola ha giocato e alcuni... Ma quello ufficiale è 2,74. Al minimo è 2,74, sì. Quindi insomma... È...